Solidarietà incondizionata e bipartisan è arrivata al presidente della regione Nello Musumeci allorquando in un post del deputato di 5 Stelle Valentina Zafarana su Facebook aveva scritto: Presidente, le auguro una morte lenta e dolorosa. Tra i primi a intervenire il presidente dell'ARS Miccichè. Chiunque alimenti questa cornice violenta, dice Miccichè, va individuato e punito senza alcuna remora. I toni e le minacce indirizzate al presidente Musumeci sono inammissibili ed evidenziano il degrado dialettico di contenuti di una società che ha perso il concetto di rispetto, lo afferma il vice coordinatore regionale e deputato di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, che esprime solidarietà al governatore per il vile attacco subito su Facebook. Solidarietà anche da parte del vicepresidente dell'ARS, l'agrigentino Roberto Di Mauro, che afferma come la critica che degenera in oltraggio e intimidazione gratuite è un vulnus per la tenuta della democrazia. All'onorevole presidente della regione siciliana esprime la mia vicinanza politica e umana perché l'azione di alti profili istituzionali non può essere intaccata da frustrati leoni da tastiera. Anche l'agrigentino onorevole Giusi Savarino esprime piena solidarietà al presidente della regione Musumeci per le vili minacce subite sui social da parte di qualche leone da tastiera che gli augura una morte lenta e dolorosa. In questa legislatura, afferma la Savarino, abbiamo tutti il compito di stringere un patto per la Sicilia e di pensare a salvare la nostra amata isola dal disastro in cui è stata lasciata. Intanto lo stesso presidente Musumeci, in un suo video messaggio fatto dopo la mancata approvazione da parte dell'ARS del collegato alla finanziaria relativa all'accorpamento dei due enti finanziari IRCAC e CRIAS e dello scioglimento dell'ESA rinviato alla commissione per la mancanza di numero legale, afferma l'ipotesi di lasciare tutti andare a casa e di azzerare la giunta. In questi giorni non ho letto i giornali. Mi dicono che è arrivato il fuoco amico, qualcuno sollecita il governo ad avere una marcia in più, qualche altro parla di spese bloccate. Sono segnali. Segnali che arrivano da chi dovrebbe invece fare quadrato attorno ad una coalizione di governo. Tutto questo mentre la Sicilia sprofonda. Io in campagna elettorale ho detto che il nostro sarebbe stato il governo del cambiamento. Non possiamo mantenere la stessa regione che c'era 10, 20, 30, 40, 50 anni fa. Una regione mangia soldi, una regione utilizzata come bancomat, perché in Sicilia le riforme non si devono fare. Tutto deve restare com'è, nella migliore tradizione. Le riforme si fanno a parole, ma quando, come ho fatto io, dalle parole si passa ai fatti, te li trovi quasi tutti contro. Beh, non ci sarebbe un solo motivo per cui io debba restare al mio posto di presidente della regione. Non mi interessa null'altro che rendermi utile al cambiamento di questa terra, l'ultima regione d'Italia e la terzultima d'Europa.